musiche della resistenza greca sfumano nei suoni della battaglia di Atene. Ci sono 6.000 poliziotti a difendere il Parlamento a Piazza Sintagma, il perimetro di una tragedia giunta alle sue ultime battute. Gli anarchici, i black bloc o come li si voglia chiamare, con le bombe carta, le molotov, sfidano gli agenti corpo a corpo. Si prendono la scena mentre l'aria diventa irrespirabile. La polizia risponde a lacrimogeni nel quadrilatero che segna il dolore di un paese. Un uomo si fa spazio e prova a fermare i violenti, poi inizia a sventolare la bandiera furibondo. Fa pensare, con i capelli bianchi come la barba, a quella stretta ulteriore di 300 milioni di euro che subiranno le pensioni già ridotte al lumicino. Sono tantissimi e resteranno anche stanotte, perché in tantissimi non credono che il paese ce la farà a sopportare il giro di vite di 3 miliardi e 300 milioni di euro, il taglio del 22% ai salari minimi, la perdita di altri 15.000 posti nel pubblico impiego, perché è difficile continuare a fare sacrifici quando tutti intorno ti dicono che no, non è abbastanza. Dentro c'è anche il Pope. È l'ora delle preghiere in Grecia. I sì al pacchetto di austerity per avere i 130 miliardi dell'Unione e del Fondo sulla carta sembrano assicurati. Siamo con le spalle al muro, dice la speaker ai parlamentari che protestano, prendono tempo, sposteranno il voto oltre la mezzanotte. Il ritorno alla dracma non è più un tabù, né lo è la parola default uscita come un avvertimento dalle labbra del premier Papademos. Sarà caos ed esplosione sociale senza gli aiuti, parole che mirano a fare spavento per scongiurare la lunga notte della Grecia, ma per molti lavoratori, per tante famiglie, quella notte è già cominciata.